nel lontano 2009 ero stato a casa appunto dal bottonificio che aveva chiuso, cioè aveva messo tutto in cassa integrazione. Allora con la mia liquidazione ho detto provo a fare quello che mi piace, ho provato ad aprire un negozietto di chitarre in via Cavour, sempre a Fossano. Il pazzo che vuole aprire il negozio a Fossano nel 2009, sono già appunto 13 anni, cos'è? I vecchietti che entravano dentro e mi chiedevano ma non è ancora chiuso dopo un anno, cioè proprio cose spesse così, no? E poi niente, alla fine non avevo un tenore di vita molto alto, quindi potevo sopravvivere, no? Allora ho continuato questa cosa. Marco all'inizio veniva ad aiutarmi così in negozio, poi si è preso appunto, eravamo due Justice Guitar Works che faceva riparazione, costruiva e Cerrato Musica. Abbiamo deciso nel 2013 di unirci. E da lì è nata Justice Musical Instruments. Non siamo certo i primi a costruire chitarre in Fossano, però i primi a farle in maniera professionale. È un lavoro a metà tra l'essere un dottore per quanto riguarda le riparazioni, perché c'è da capire dove sta veramente il problema. Lo strumento musicale deve dare emozioni, deve ispirare. E se è sterile, se non porta dentro di sé niente che può dare ispirazione, non fa il suo lavoro. Questa cosa lega tantissimo noi alle persone che entrano qui dentro, perché devi capire di che cosa è necessità e portarla in quella direzione. Se è vero che tutti, la chitarra, la corda, anche l'accessorio, l'amplificatore, il pick up, lo comprano su Amazon, Amazon non ti ripara la chitarra, Amazon non ti rimette in sintonia col tuo strumento, e qui serve la persona e qui entriamo noi.